Il calcio come veicolo culturale. Questa è l'originale iniziativa della Pescara Calcio per il 150° anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio. Così sabato pomeriggio, in occasione dell'incontro con il Bari, l'area hospitality dello stadio Adriatico e i corridoi di ingresso alle tribune si sono trasformati in una galleria con le foto del giovane artista Alessio Consorte. Ma intanto è stato un invito della dirigenza del Pescara Calcio, soprattutto un'idea di Danilo Iannascoli. E non è poi molto casuale D'Annunzio al calcio, perché lui inventò per primo la rovesciata con il pallone che gli fu portato da Londra, da Tosti. E poi, come tutti sanno, o pochi sanno, lo scudetto è opera di Gabriele D'Annunzio, quindi non è poi così casuale unire calcio a D'Annunzio. Accanto alle eccellenze enogastronomiche abruzzesi, il pubblico ha potuto così ammirare gli scatti dei calendari del progetto D'Annunzio & Friends, che ripropongono in chiave moderna luoghi e suggestioni dell'immaginifico. Un percorso audace e visionario, supportato dalle atmosfere che ricordano per alcuni aspetti i lavori del fotografo americano Bruce Weber, in una chiave però del tutto nuova. Hanno avuto un ottimo successo, tanti leggendo di didascalie non conoscevano alcuni episodi della vita di D'Annunzio, ma soprattutto della vita cittadina pescarese, anche di quell'epoca, specialmente la foto che rievoca il vate Aviatore, rievoca appunto il campo che lui faceva allestire per i voli acrobatici proprio vicino all'ex Cursa, l'attuale Aurum. Molta ammirazione per le modelle protagoniste degli shooting che sono intervenute al taglio del nastro. Piena soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa dal presidente Daniele Sebastiani e dall'amministratore delegato Danilo Iannascoli. Così commenta l'omaggio al vate l'autore della mostra Alessio Consorte. È vero che abbiamo il vate come capostipite della cultura moderna, della nostra rappresentanza dell'essere abruzzesi e di Pescara, ma soprattutto perché lui crea il suo mito anche attraverso l'appoggio degli amici, quindi è fondamentale in questo senso il Cenacolo e l'amicizia che lui aveva con tutti questi altri grandi artisti e, come sempre dico, geni del passato.